Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, leggiamo lo scritto dal volume 13, 15 dicembre del 1921. Riordinati in me e sai come puoi riordinarti? Col fonderti interamente nel mio volere,
anche il respiro, il palpito, l'aria che respiri non devono essere altro che fusione nel mio volere. Così entra l'ordine tra creatore e creatura e ritorna al principio donde uscì. Tutte le cose stanno nell'ordine, hanno il posto d'onore, sono perfette quando non si spostano dal principio donde sono uscite. Spostate dal principio, tutto è disordine, disonore, imperfezione. Gli atti fatti nel mio volere si restituiscono al principio dove l'anima fu creata e prendono vita nell'ambito dell'eternità, portando al loro creatore gli omaggi divini e la gloria del loro stesso volere. Tutti gli altri restano nel basso e, aspettando l'ultima ora della vita, per subire ciascuno il suo giudizio e la pena che merita. Perché non c'è atto fatto fuori della mia volontà, anche buono, che possa dirsi puro. Il solo non avere la mira alla mia volontà è gettare fango nelle opere più belle. E poi il solo spostarsi dal suo principio merita una pena. La creazione fu messa fuori sulle ali del mio volere e sulle stesse ali vorrei che mi ritornasse, ma invano l'aspetto. Ecco perché tutto è disordine e scompiglio. Perciò vieni nel mio volere per darmi, a nome di tutti, la riparazione di tanto disordine. Volume 14, 6 aprile 1922. Quanto sono belle le preghiere e gli atti fatti nel mio volere. Come la creatura si trasforma nello stesso Dio creatore e ridà il ricambio di ciò che lui le ha dato. Tutto creai per l'uomo e tutto a lui donai. Nella mia volontà la creatura si innalza al suo Dio creatore e lo trova nell'atto in cui creò tutte le cose per fargliene dono. E lei, tremante alla molteplicità di tanti doni e non avendo in sé la forza creatrice per poter creare tante cose per quante ne ha ricevute, offre le sue stesse cose, cioè le cose del Dio creatore, per ricambiarlo in amore. Sole, stelle, fiori, acqua, fuoco, aria, ti ho dato per darti amore, e tu riconoscente li hai accettati, e mettendo a traffico il mio amore me ne hai dato il ricambio, sicché sole ti diedi e sole mi hai dato, stelle, fiori, acqua ti diedi e tu me li hai ridonati. Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create, e ad un'anime voce mi hanno dato l'amore che feci correre su tutta la creazione. Nella mia volontà l'anima si mette al livello del suo creatore e nel suo stesso volere riceve e dona. Oh, che gara tra creatura e creatore! Se tutti potessero vedere, ne resterebbero stupiti nel vedere che nella mia volontà l'anima diventa un piccolo Dio, ma tutto in virtù della potenza della mia volontà. E l'anima riconoscente risponde al suo creatore: amore mio, nel tuo volere ciò che è tuo è mio, tutte le cose create sono mie. Il sole è mio, io te lo do in ricambio, affinché tutta la luce del calore del sole in ogni stila di luce e di calore ti dica che io ti amo, ti adoro, ti benedico, ti prego per tutti. Le stelle sono mie, ed in ogni tremolio di stelle suggello il mio ti amo immenso ed infinito per tutti. Le piante, i fiori, l'acqua e il fuoco, l'aria sono miei, ed io te li do in ricambio. Ma tutti che ti dicano, e a nome di tutti, ti amo con quell'amore eterno con cui ci creasti. Nella meditazione di oggi il Signore ci ricorda alcuni punti fondamentali e ci rivela qualcosa di molto grosso. Diciamo subito che nella prima parte di questa meditazione si coglie benissimo, ecco, l'eco dell'intuizione originaria di San Luigi Maria Monfort. Leggerò un passo sicuramente del Trattato della Vera Devozione che ne rappresenta proprio l'esplicitazione. E fondato sull'intrinseca, diciamo così, impossibilità dell'uomo nello stato di condizione di natura decaduta, quindi non avendo più quel che Adamo aveva, di poter offrire a Dio nessuna azione degna di lui, fosse anche la più buona, la più santa.
San Luigi, sulla base di questo, propose la consacrazione totus tuus e soprattutto la vita interiore, sottolineo interiore, del fare tutte le cose per mezzo di Maria e Maria, per Maria e con Maria. In particolare, fare tutte le cose per mezzo di Maria significa rinunciare nella consacrazione totus tuus alle proprie disposizioni, alle proprie intenzioni per fondere tutte le nostre azioni e pensieri con le intenzioni, le disposizioni della Divina Maria. Quindi spogliandoci quindi di queste nostre imperfezioni congenite, che poi vedremo quali sono, e assolutamente ineliminabili in questo mondo, e riconoscendo che solo la Divina Maria agì per la massima gloria di Dio. Questo è il fondamento di uno dei più importanti esercizi interiori della consacrazione totus tuus, che quasi nessuno comprende, e meno ancora fanno, e che rappresenta realmente un prodromo, d'accordo? Perché nella Divina Volontà si fa esattamente la stessa identica cosa, semplicemente aggiungendo il tassello fondamentale, che la purezza delle intenzioni della Divina Maria veniva dal fatto, non soltanto dallo splendore della sua anima, ma dal fatto che lei stessa a sua volta tutto quello che faceva, pensava, diceva, lo compiva sempre nella Divina Volontà e senza nulla di proprio, in niente di ciò che faceva. Ecco, questo San Luigi non lo poteva sapere esplicitamente, però già con quello che dice molto si avvicina a quello che noi stiamo conoscendo nella Divina Volontà. Prima di approfondire questo aspetto, ci sono alcune considerazioni. Primo, il fatto che tutto quello che noi facciamo, anche gli atti inconsapevoli, quindi il respiro, il palpito, l'aria che respiriamo, deve essere fusione nel divino volere. E questo c'è nell'atto preventivo, ma anche qui, in qualche momento della giornata, in questo stato, diciamo così, di incessante orazione in cui si vive nella divina volontà, non perché si sta sempre a pregare ininterrottamente il Padre nostro e l'Ave Maria, no, ma perché c'è questa fusione in atto continua, quindi io sono sempre attento a tutto quello che faccio perché sia fatto nel divin volere, oltre che in maniera conforme al divin volere. E quindi in qualche momento della giornata, molto bello sarebbe rinnovare, adesso che mi stai ascoltando, tu stai respirando, vieni divina volontà nel mio respirare. Gesù respira tu in me, Maria respira tu in me. Questo è un atto divino, questo qui. E Gesù dice che questi atti, ovvero col fondersi, ossia col fondersi interamente, senza che nulla ne resti fuori nel volere divino, si ristabilisce l'ordine perfetto, perché ci si ricollega al principio fondante. Tutto è uscito dalla divina volontà, tutto, d'accordo? Tutto ciò che noi vediamo, tutto, cioè dovunque ti trovi adesso. Se tu ti giri intorno, dici: no, io sto in una casa e la mia casa l'ha fatta l'architetto, l'ingegnere, poi l'impresa di costruzione, poi i muratori, poi i manovali, e poi il pavimentista o il parchettista o chi ti pare. No, i mobili l'ha fatto il falegname, dove sta la divina volontà? È tutta divina volontà. Ecco, perché quelle creature intelligenti che hanno fatto queste cose le ha create Dio. È per la divina provvidenza che li mantiene nell'essere che hanno potuto operare. E tutte le materie prime di quelle che tu ti trovi, che le guardi intorno a te, sono state tutte create da Dio, tutte, nessuna esclusa. Quindi anche dove la volontà dell'uomo, come dire, coopera e ci mette del suo, è tutto divina volontà. Capite? Se noi sappiamo vederlo. Ovviamente attenzione a queste cose, senza cadere in nessuna sorta né di panteismo né di immanentismo, ecco, per chi è in grado di comprendere questi termini, no? Cioè, nel senso che tutto è stato fatto dal divino volere, ma è chiaro che Dio trascende tutte le cose, non si identifica con esse, sta al di là e al di sopra di tutto e di tutti, no? Ecco, quindi con questa puntualizzazione. Quindi dobbiamo ricollegarci, riconnetterci con il principio fondante, altrimenti si cade nel disordine, come dice Gesù. Dio è ordine assoluto, capite? Cioè, questo impariamo anche il valore fondamentale dell'ordine, anche esteriore, ma anzitutto interiore, nella nostra esistenza, perché Dio dove c'è disordine non ci sta.
mentre nel disordine esteriore, che è più importante di quanto si pensi, e non deve essere farisaicamente, come dire, o meglio, con la scusa di non cadere nel fariseismo, archiviato come ah, queste sono cose esteriori, non servono a niente, affatto. Perché l'ordine esteriore è la custodia dell'ordine interiore, che è molto più grande ed è anche molto più difficile da conseguire. Tutto deve essere sempre ordinato, proporzionato. Ecco, la bellezza è sempre una sintesi tra l'ordine e la proporzione. Ciò che non ha ordine e proporzione è brutto. Ecco, quindi noi, collegandoci al principio e fondendoci interamente in tutto nel divin volere, raggiungiamo immediatamente la perfezione, una vita ordinata, e diamo a tutte le cose il posto d'onore che meritano. Appena noi ci stacchiamo dal principio, ipso facto, nonostante che possiamo fare degli atti indifferenti oppure non cattivi, quindi buoni, lo vedremo subito, tutto è disordine, disonore e imperfezione. Sono parole di Gesù fondate. Allora, attenzione, gli atti fatti nel mio volere prendono vita nell'ambito dell'eternità. Attenzione, poi Gesù specifica che tutti gli altri restano nel basso e aspettano l'ultima ora della vita per subire ciascuno il suo giudizio e la pena che merita. Capite? Allora, cosa sta dicendo Gesù? Ecco la rivelazione di oggi, eh? Questa è grossa, eh? Che ogni atto compiuto nel divin volere non sarà soggetto al giudizio particolare, semplicemente per un motivo che non c'è niente da giudicare in un atto compiuto nel divin volere, perché è un atto assolutamente perfetto, è un atto divino. Cioè, ciò che è soggetto al giudizio particolare, che è un dogma di fede, ovviamente, una verità rivelata dalla Santa Romana Chiesa, e che c'è, sono tutti gli atti umani che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè quasi tutti, e tutti quelli che continueremo, ahimè, a fare ogni volta che usciremo dalla connessione con la divina volontà. Ma gli atti fatti nella divina volontà sono immediatamente atti divini e quindi immediatamente meritori del paradiso, senza altro da aggiungere. È una cosa grossa questa. Ecco, Gesù specifica: tutti gli altri restano nel basso, aspettano l'ultima ora della vita per subire ciascuno un giudizio della pena che merita. Attenzione, perché non c'è atto fuori della mia volontà, anche buono, che possa dirsi puro. E basta solo non avere mira alla mia volontà, che ciò è gettare fango nelle opere belle, e il solo spostarsi dal principio merita una pena. Impressionante. Ora, alla luce di questo, vi leggo il numero 79 del Trattato della Vera Devozione. Sentite bene cosa scrive San Luigi sulla condizione ontologica dell'uomo dopo la colpa d'origine, pura verità allo stato puro, e questo è anche quello che ci ricorda in continuazione Papa Francesco, no? E che dice che la Chiesa è fatta di peccatori e che il Signore continua a manifestare il suo amore nei confronti dei peccatori, perché la condizione dell'uomo è questa, d'accordo? Che vi sto adesso per descrivere. E sentite, insomma, altro che dice altro. San Luigi va molto oltre, insomma, in un linguaggio molto forte, molto crudo. Lo leggo così come 79 e 80 del Trattato della Vera Devozione. Dice San Luigi, scrive: per ruotarci di noi stessi bisogna innanzitutto conoscere bene, con la luce dello Spirito Santo, il nostro cattivo fondo, attenzione, l'incapacità nostra di operare in bene utile alla salvezza. Parla di incapacità. La nostra debolezza in ogni cosa, l'incostanza continua, l'indegnità alla grazia e la malvagità presente ovunque. Capite? Altro che quando vado a confessarmi non so che dire, o al limite dico il grande sfrondone, io non ho commesso peccati. Ma quando mai? Il peccato del primo padre, proseguo la lettura, ci ha tutti quasi completamente guastati, inaciditi, gonfiati e corrotti, come il lievito inacidisce, gonfia e corrompe la pasta dove è stato messo. Questa è la tragedia del peccato originale. I peccati attuali da noi commessi, mortali o veniali, anche se sono stati perdonati, hanno aumentato la nostra concupiscenza, la debolezza, l'incostanza e la corruzione, lasciando dei rifiuti nella nostra anima. Questa è altissima teologia, eh? E questo è anche il fondamento della penitenza. E qui c'è anche la spiegazione di tutto il male presente nel mondo, anche psicologico, la depressione, la tristezza, le situazioni che un prete ascolta tutti i giorni di distruzione totale, famiglie distrutte, vite distrutte. È tutto dipendente da qui, capite?
Non servono altre vie, altre cose, psicologi, psichiatri, sai, con tutto il rispetto per queste categorie che fanno quello che devono fare, d'accordo? E possono anche farlo in maniera competente, ma noi abbiamo questa luce, capite? Il male è un prodotto di quella fabbrica maledetta che è il peccato originale e attuale, mortale e veniale. Viene tutto da lì e da nient'altro, ma dietro lì cosa c'è? La volontà umana, staccata da quella divina. Proseguo la lettura. I nostri corpi sono talmente corrotti da essere chiamati dallo Spirito Santo corpi di peccato. La lettera di San Paolo, concepiti nel peccato mi ha concepito mia madre, Salmo 50, nutriti nel peccato e capaci di tutto, corpi soggetti a mille e mille malattie. Cosa sono le malattie? Frutto e conseguenza di volontà umana, peccaminosa. È per questo che ci ammaliamo, solo per questo. Che si corrompono ogni giorno di più, sentite, capaci solo di generare scabbia, parassiti e corruzione. Il corpo del peccato, figlioli miei cari, purtroppo andrà in putrefazione dopo la morte. D'accordo? E tutto quello che produce, adesso non scadiamo nel molto basso, provate a pensare, no? Cioè, il corpo non va idolatrato, ma dobbiamo averne una minima cura, perché altrimenti diventeremmo degli zombie. Immaginate uno con tutte le unghie lunghe, con la barba disordinata, con i capelli lunghi, oppure con tutti quanti gli umori non profumati, e non aggiungo altro, che produrrebbe un corpo lasciato in stato di totale incuria. Capite? Com'è il corpo di Gesù e di Maria in cielo, secondo voi? Che Gesù e Maria in cielo stanno a farsi la doccia? Perdonatemi l'espressione di questo genere, d'accordo? Oppure espletano le funzioni fisiologiche? Assolutamente no. È un corpo glorioso. E qui sarebbe molto interessante chiedersi, non lo possiamo sapere, ma il corpo di Adamo e di Eva prima del peccato originale com'era? D'accordo? La nostra anima poi è diventata così carnale da essere chiamata carne. Ogni carne aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Abbiamo, ascoltate bene, in eredità solo orgoglio, accecamento dello spirito, durezza del cuore, debolezza, incostanza dell'anima, concupiscenza, passioni in subbuglio e malattie del corpo. Io sfido chiunque a negare che questa sia pura verità. Prosegue, dose rincarata, siamo per condizione di natura più orgogliosi dei pavoni, più attaccati alla terra dei rospi, più brutti dei capri, più invidiosi dei serpenti, più ingordi dei porci, più collerici delle tigri, più pigri delle tartarughe, più deboli delle canne, più incostanti delle banderuole. Non abbiamo dentro di noi che il nulla più il peccato, eco di Santa Caterina da Siena, e non meritiamo altro che l'ira di Dio e l'inferno eterno. Nessuno pensi che qui San Luigi stia parlando per esagerazione, per iperbole o per antonomasia, eh? Questa è purissima verità. Dopo ciò dobbiamo meravigliarsi se il Signore ha detto a colui che lo voleva seguire di rinunciare a se stesso e di odiare la propria anima. Questo è il senso. La nostra anima è degna di amore infinito, ma questi frutti corrotti dell'anima inficiata dalla colpa d'origine e dalla colpa attuale, malata di volontà propria, è da odiare. Cioè, da prenderne il distacco, non te voglio più vedere manco scritto al muro, d'accordo? Ecco quello che mancava a San Luigi. Che cosa dobbiamo fare? Lui dice: unisciti all'intenzione di Maria. No, butta proprio tutto e unisciti alla divina volontà. E che colui che amava la propria anima l'avrebbe perduta, prosegue Vangelo, famoso Matteo 16, e colui che la odiava l'avrebbe salvata. Questa infinita sapienza non dà ordini senza motivi. E se ci ordina di odiare noi stessi è perché siamo grandemente degni di odio. Nulla di più degno d'amore che Dio, nulla di più degno di odio che noi stessi. Attenzione a intendere rettamente queste cose, eh? In che senso San Luigi lo dice? Perché la nostra anima, in quanto tale, è degna d'amore infinita e dobbiamo amarla come Dio la ama. Ma i frutti prodotti dalla condizione dell'anima decaduta sono raccapriccianti e vanno detestati. D'accordo? E ci deve essere questo modo di detestazione di noi stessi, non in quanto tali, attenzione, ma in quanto ridotti in questo modo. Una detestazione che porti alla conversione, a rinunciare completamente alla nostra volontà e a immergerci in quella divina.
Questa è la prima parte della meditazione. Nella seconda, nel secondo scritto, quello del volume 14, del 6 aprile del 22, abbiamo di nuovo delle bellissime cose, al culmine di questa rivelazione, vedete come Gesù dice: il mio amore corre su tutte le cose create. Se tu entri nella mia divina volontà, quelle cose diventano tue. Cioè, allora oggi Gesù ti dice che tu sei proprietario del sole. Non è uno scherzo questo qui. Adesso non è che uno va a fare lo sciocco come Totò e Peppino de Filippi, de Filippo, che se vendevano la fontana dei Trevi nel film Totò Truffa, che ci può fare un sorriso, no? Non è che uno va a fare il matto in giro a dire che io sono proprietario del sole. Però capite il senso profondo, capite? Cioè, Dio te li ha donati, sono tuoi. Se tu li accogli come suo ti amo, nella divina volontà, e diventano tuoi, tu li restituisci esattamente così come sono usciti, e quindi quell'amore che li ha creati per te ritorna a Dio integro, così come è uscito. Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create e mi hanno dato l'amore ad un'anime voce che feci correre su tutta la creazione. E capite, nella mia volontà, questa è una cosa grossa che Gesù dice, l'anima si mette a livello del suo creatore, diventa un piccolo Dio. Questo senza che poi uno, anche in questo caso, perché capite, non c'è niente di peggio che accogliere le verità della volontà divina con volontà umana, che, come detto qui San Luigi nel paragrafo precedente, il paragrafo 78, dice: le nostre migliorazioni sono macchiate dal cattivo fondo e corrotte da esso. Dice, quando si mette dell'acqua limpida e pulita in un vaso che sa di cattivo, o del vino in una botte che sta guastata dall'altro vino, l'acqua pulita e il vino buono vengono guastati e facilmente prendono un cattivo odore. Attenzione a non prendere queste verità mettendole dentro il fondo cattivo dell'uomo vecchio. Ah, io sono un piccolo Dio, e quindi uno comincia a fare il matto, l'esaurito, che se pensa ad essere il padre eterno in terra, insomma, no? In maniera negativa, distruttiva. Cioè, queste verità si accolgono con stupore e in ginocchio, capite? Capendone bene il senso spirituale profondo. Cioè, fuso con la divina volontà, cioè il principio del mio operare, diventa lo stesso di quello della Santissima Trinità. Capite? E dal momento che la volontà di Dio è il motore di tutto, anche della vita interna, la Santissima Trinità, c'è questa sublimazione, elevazione dell'essere umano ad un livello veramente impressionante, e dei suoi atti ad un livello che va oltre l'umanità. Cioè, quindi questa non è una cosa da prendere in maniera umana e balorda, né tantomeno che ingeneri una sorta, come dire, di perniciosa e letale superbia spirituale. Ah, ma io ormai sono, faccio la vita divina, non sento più nessuno, capite? Uno non accetta consigli, non c'è più il padre spirituale, non c'è più quell'umiltà, insomma, per comprendere che in ogni caso può succedere che scivoli e commette un'imperfezione o altro, insomma, no? Non è questo il senso in cui sono state dette. Ecco, a me già è capitato di sentire, di leggere, di venire a conoscenza, purtroppo, di travisamenti anche di queste stupende rivelazioni, perché purtroppo, come abbiamo ascoltato da San Luigi, c'è sempre l'antico adagio di Aristotele, fatto proprio anche da San Tommaso, che omnia recipitur ad modum continentis, tutte le cose sono ricevute a seconda del contenitore che trovano. Capite? Se il contenitore che trovano purtroppo non è ben disposto, ma è ancora pieno di vino vecchio, come dice Gesù nel Vangelo, o inacidito, prende queste stupende verità e anziché farne strumento per una santità formidabile e convertirle in bene immenso per sé e per tutti, diventa un ulteriore, come dire, carico e peggioramento della sua, diciamo, situazione complicata a livello psicologico, a livello esistenziale o anche in certi casi a livello morale. Quindi ringraziamo sempre il Signore e cerchiamo, quando entriamo in queste cose veramente che fanno scaldare il cuore e accenderlo, insomma, di sante disposizioni, che esse siano prese da noi nel senso in cui sono state formulate e in quel modo recepite e messe in pratica,
perché diventino come devono essere e come sono uscite dal volere di Gesù, molle per farci partire sempre più e sempre meglio nella via del divin volere, strumenti per una vita totalmente di vita e non ulteriori carichi per la nostra, diciamo così, degradazione, degenerazione o continuazione a girare sempre intorno alla nostra malata volontà umana. Facciamo sempre il solito minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. Amore mio, nel tuo volere ciò che è tuo è mio, tutte le cose create sono mie, il sole è mio, ed io te lo ricambio affinché tutta la luce e il calore del sole, in ogni stilla di luce e di calore, ti dica che io ti amo, ti adoro, ti benedico, ti prego per tutti. Le stelle sono mie, ed in ogni tremolio di stelle suggello il mio ti amo, immenso ed infinito per tutti. Le piante, i fiori, l'acqua, il fuoco, l'aria sono miei. Ed io te li do in ricambio, ma tutti che ti dicano e a nome di tutti, ti amo con quell'amore eterno con cui ci creasti. Ebbene, come proposito di oggi, tornare di quando in quando nella giornata a meditare sulle due bellissime cose che Gesù ci ha detto questa mattina. Primo, che gli atti compiuti nel divino volere sono atti divini e quindi vanno oltre il giudizio particolare. E quindi che tutti quanti gli altri atti che noi compiamo saranno sempre strutturalmente imperfetti, ricordando anche le immagini di San Luigi, quindi soggetti come atti umani a giudizio e certamente quantomeno da purificare in purgatorio. E la seconda è che nel divin volere, nella divina volontà, l'anima, in un senso ben determinato che va correttamente compreso, diventa un piccolo Dio, si mette a livello del suo creatore e nel suo stesso volere riceve il dono. Chiediamo allo Spirito Santo che possa illuminare, come dice San Paolo, gli occhi della nostra mente per farci ben comprendere e ben vivere queste verità. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra.
Vieni Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divino Volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio di Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo comunichi di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. Per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.